un film realizzato da Sistema Posto, grazie alla produzione di Francesca Neri, ed è un po' un film unico in Italia perché non erano ancora stati fatti dei film girati con queste piccole telecamerine, poi portate a 35, infatti abbiamo anche insegnato un sacco di cose al laboratorio, un po' a nostre spese. E però secondo me è proprio bello pensare che grazie a queste nuove tecnologie si possono fare ormai dei film che voi avete visto, che vengono distribuiti anche in multisale, eccetera, eccetera, con pochi soldi. Questo potrà dare la possibilità a non solo dei giovani, ma anche delle donne, insomma, delle persone che normalmente hanno più difficoltà ad accedere al cinema, di raccontare la loro storia. Avete delle domande? Ci sono domande? Intanto facciamo parlare anche un po' gli attori del loro ruolo, secondo me. Ci sono domande? Sì, iniziamo da Alba. Alba, come ti sei trovata a fare questo? Per prima cosa ringrazio Anna, Francesca e tutti gli altri con cui ho lavorato, perché credo che sia importante raccontare una storia in cui si crede, e secondo me il fatto che questa storia sia stata raccontata credendoci così tanto, che poi abbia ottenuto riconoscimento con il fatto di essere andati in concorso al Sundance, fa vedere che le cose, anche piccole, ma fatte con il cuore, possono avere un percorso, quindi dà una speranza anche al cinema che può raccontare storie indipendenti e quindi non per le volte. Lucia è la compagna di Giovanni e di lei mi ha affascinato la sua forza, anche perché ho intorno a me amiche e anche un'esperienza più vicina a mia sorella, che hanno avuto i figli e che hanno dovuto affrontare separazioni con appunto la difficoltà che comporta una separazione e una coppia con un bambino piccolo. E quindi di Lucia mi ha affascinato appunto il coraggio, la determinazione e questa lotta appassionata per conquistare appunto, per tutto. Adesso passo la parola al mio compagno Giovanni. Perché Giovanni hai abbandonato Lucia? E perché c'era anche e mi sembra giusto. Sì, vabbè, provo a Giovanni. Abbastanza negativo, insomma, che serve però è funzionale al percorso per far procedere un percorso anche tra virgolette di liberazione dalla tragista, per cui è stata anche volontariamente insomma caricata di professionali un po' di neurosi che un po' sopravvivere, che però in parte aveva a che fare anche con questo carattere, diciamo, della precarietà del lavoro dell'attore, che in qualche modo stupidamente Giovanni pensa che con una famiglia è come se fosse zavorrato in qualche modo, non avesse la libertà e lo spirito giusto per muoversi liberamente. Sì, ma signori, anche voi però. Ragazzi, facciamo tutto il mondo, abbiamo fatto il film, è girato a casa nostra, adesso pure le domande. Oh, bene. Vabbè, Valentina può. Sì, no, Valentina, dai. No, vabbè, il personaggio, insomma, credo, l'avete visto, sono Giovanna, in qualche modo sono l'altra. Scusa, Michela. Sì, no, sono Michela, in qualche modo sono l'altra, e credo che non sarà tanto simpatica a tante donne, proprio perché in qualche modo rappresenta l'altra. Il motivo che a me, cioè, uno dei motivi che mi ha spinto a farlo è stato che in realtà secondo me aveva tante cose in comune con la protagonista, anche perché comunque una donna che viene abbandonata, anche lei che ha sofferto per amore, tutta questa sofferenza l'ha resa molto dura, molto diffidente, quindi anche più pragmatica e passionale probabilmente perché non ci crede, no? E poi decide di affidarsi, invece, di affidarsi, questo attore. E basta, poi insomma l'avete visto, io non sono brava a parlare dei personaggi perché tanto si vedono. Niente, a me quello che mi è
cioè il fatto che è costretto a vedere la realtà attraverso un filtro che è quello della telecamera, e quindi è, per forza di cosa deve mettere l'attenzione maggiore a quello che succede, quindi tramite questo mezzo che ha riesce anche a innamorarsi di Lucia, perché è un modo, diciamo, per andare a fondo in un periodo in cui normalmente le persone tendono a guardare a un metro dal proprio naso e basta. E niente, ringrazio Anna e Francesca perché è stato un lavoro bello, anche perché una cosa rara è stata che abbiamo fatto un periodo di prove prima delle riprese. È servito moltissimo a noi attori per cementificare anche un gruppo e avere già dei rapporti pronti quando si andava a girare. Quello che avete visto stamattina è un piccolo film, nel senso che è partito come un piccolo progetto, però poi è diventato grande, perlomeno nel nostro cuore, insomma, spero che poi lo diventi anche grazie al riscontro con il pubblico. È una storia che è nata da una necessità e poi ha accomunato tanti attori, tanti tecnici, in un progetto che è diventato veramente un progetto di passione. Io è un'esperienza per me nuova, anche se è il secondo film che produco, però è esattamente come vorrei fare questo mestiere, come mi piacerebbe che ci fossero tanti film italiani in grado di sperimentare, di scoprire nuovi talenti, di dare spazio ai giovani, di dare spazio alle voci femminili. E questo secondo me è un'operazione che se anche il pubblico la premierà, ovviamente questo è importantissimo, però può aprire una strada, può aprire una strada nel cinema italiano. Io ne approfitto, perché poi in questi giorni siamo stati in giro di corsa, approfitto per ringraziare tutti gli attori e Anna Negri per i sacrifici che hanno fatto aderendo a questo progetto, e spero che il successo di questo progetto li possa ripagare, perché me lo auguro veramente per loro, perché se lo meritano. La sceneggiatura no, era abbastanza scritta e poi però è stata anche cambiata facendo lavoro con gli attori naturalmente, e soprattutto è stata sporcata, nel senso che è stata resa ancora più colloquiale di quello che già era, e secondo me era importante perché dovevamo, appunto essendo un finto documentario, si doveva dare questa impressione che le persone non recitassero ma fossero dei dialoghi reali, insomma, e a volte siamo sul filo e a volte invece questa cosa riesca molto bene, ma mi piaceva anche che a volte invece si senta la scrittura, non so, insomma, cioè è un po' un misto, un ibrido tra le cose. La parte per poi con i registi in macchina è molto scritta. Sì, però secondo me poi loro la dicono molto meglio. E quindi questa cosa, insomma, per quanto riguarda questa cosa qua, è una cosa su cui io e la mia ci abbiamo discusso molto, perché avremmo potuto benissimo tenere una sola macchina. E però quello che ci importava era dare questa priorità di punti di vista, cioè che è un po' quello che letteralmente succede quando una storia d'amore finisce, che ognuno ha un punto di vista molto diverso, e quindi dare questa coralità di punti di vista che non sono solo, come dire, visivi, ma sono anche psicologici, era importante. Poi secondo me questo continuo cambio da un punto di vista all'altro anche comunica molto questo senso di instabilità, di precarietà in cui vivono i personaggi, cioè questa cosa che non c'è mai un punto fermo, cioè questa liquidità di cui parla il nostro cameraman, no? È un po' anche comunicata attraverso questo nervosismo del montaggio. Beh, io penso che la precarietà, insomma, no, l'instabilità sentimentale sia un po' un riflesso di un malessere che si vive, che magari una volta era incanalato dalla politica, adesso invece è come dire, mostrato attraverso una specie di ossessione con anche i propri problemi personali, la propria riuscita o non riuscita, eccetera, eccetera.
È anche vero che secondo me nelle generazioni un po' più giovani, tipo quelle degli attori, forse questa cosa si sente ancora di più, ma direi di chiederlo a loro. Sì, assolutamente. Secondo me il film racconta bene la condizione in cui ci troviamo, perché comunque noi cresciuti con l'idea di una precarietà lavorativa, vediamo facilmente anche una precarietà affettiva, come si è detto, una precarietà dell'anima, perché comunque il non poter progettare un futuro sicuro, partendo dal fatto che uno non ha un lavoro sicuro, porta sicuramente anche a un'instabilità affettiva e sentimentale. Per quanto mi riguarda, cioè è più difficile fare un progetto di vita e quindi costruire una famiglia, poi cercare di essere. Ma sì, io sono d'accordo, nel senso che è molto difficile rimanere stabili, cioè essere stabili soprattutto nelle relazioni, perché non c'è un. Perché non si è stabili, poi noi facciamo un lavoro che ha una ragione con instabilità ha molto a che vedere, però uno lo sa dal principio, nel senso che fa parte del lavoro che ti scegli. Per un'altra parte di lavori non dovrebbe essere così. E credo che questo influenzi molto la vita privata, perché è come se l'attenzione fosse sempre solamente su un dire ma io dove sono, cioè, cosa sono, che cosa sto facendo, non sto facendo quello per cui sono qui, sto facendo un'altra cosa. E quindi se uno non è ben piantato da questo punto di vista non può neanche affrontare un'altra persona che a sua volta ha delle altre insicurezze e via dicendo. Quindi diciamo che si va tutto all'ennesima potenza, ecco, quando ci si incontra spesso. Dunque no, questo film è a basso costo, per cui mi ha permesso di cominciare senza avere una distribuzione, cioè nel senso che con questo basso budget io ho reinvestito i premi di qualità dagli incassi del mio precedente film prodotto che mi è esaurito. Effettivamente siamo stati molto fortunati perché la prima distribuzione a cui l'avevamo fatto vedere, che era Lerusa, l'ha amato subito, ma era una prima copia, una prima versione, un primo montaggio, e ora, ripeto, usciamo con 80 copie, che per me, per un piccolo, sono tantissime e stanno facendo un bellissimo lavoro, insomma, su questo film, ci credono molto anche loro, per cui credo che questo film abbia avuto una strada fortunata. È altrettanto vero che ci sono tanti piccoli film, tante operazioni a basso budget di produttori indipendenti che purtroppo o arrivano al cinema con poche copie o addirittura non arrivano. E questo ovviamente è un problema grosso, un problema che noi abbiamo in Italia. Sicuramente la strada del basso budget può aiutare a scoprire nuovi talenti, a dare spazio a molti registi, perché secondo me ci sono tutta una serie di storie del giovane cinema italiano che possono essere raccontate con meno soldi di quanto si spendono, cioè, non voglio dire cifre, però ecco, questo film è costato 700.000 euro. Forse troppo poco, Anna lo sapete quanti sacrifici lei ha fatto, però io credo, voi l'avete visto stamattina, poi alla fine quello che si voleva raccontare sullo schermo è ben raccontato e non credo che manchino, forse ci saremmo potuti permettere delle location più ricche o delle... Sì, infatti, no, e vorrei fare questo discorso sugli attori perché probabilmente se uno ha un budget più alto può permettersi degli attori famosi. Io vorrei che Alessandro, Alba, Marco e Valentina fossero attraverso questo film gli attori che prenderanno, perché sono famosi, nei prossimi film del cinema italiano, insomma, perché poi alla fine ci sono tanti bravi attori in Italia, loro in questo film lo dimostrano. E poi alla fine sono pochi quelli che veramente portano la gente al cinema, ma sono tanti quelli che sanno invece interpretare i personaggi e dare emozioni. Io sono più partito perché secondo me una cosa che aveva detto io e Francesca molto importante è che nel momento in cui ci sarà la possibilità di avere una distribuzione digitale,
cioè senza passare attraverso il dover gonfiare a 5 mm, questo abbasserà ancora i costi e renderà ancora più possibile l'accesso sul grosso mercato a dei piccoli film. E questo insomma dovrebbe, nei prossimi anni, in America già si fa insomma. Mi lego a quello che hanno detto sia Anna e Francesca, perché è un problema fondamentale in questo paese, non solo della categoria lavoratori rispettato, ma un po' in più in generale sul mondo del lavoro, sul ricambio, riciclo delle classi lavorative. Questo è un paese in cui si tiene stretto il posto di lavoro, giustamente anche, ma c'è poca imprenditoria su quelle che sono le nuove leve lavorative. Noi lo scontiamo in prima persona. Soprattutto c'è questa, secondo me, aberrazione d'idea che, per esempio, io e Alessandro veniamo dal teatro, noi tra l'altro eravamo compagni d'accademia insieme, come Alba e Valentina erano compagni del centro sperimentale. Per chi viene dal teatro in Italia accedere al cinema è difficilissimo, perché c'è un pregiudizio, è come se fossero dei compartimenti stagni, no? Cosa che in nessun altro paese d'Europa, del mondo, funziona così. Un attore è un attore, punto. Poi si può declinare in TV, in cinema, in teatro, ma insomma questa è una pregiudiziale che noi scontiamo già a priori, per cui è molto difficile accedere a questo mondo qua. E ribadisco l'importanza di questa operazione e il coraggio anche produttivo della Best Movie di Francesca Neri, perché dare questa possibilità fa sì che si dimostri che in questo paese invece siamo pieni di talenti, ma non solo attoriali, registici, di sceneggiatori, di direttori della fotografia, che hanno bisogno, ecco, di queste operazioni per poter lavorare e per poter anche dare un qualche cosa che sia, secondo me, in più all'immaginario collettivo, perché sennò si rischia anche l'aridità delle idee, perché poi alla fine i film che vengono prodotti sono sempre film, tra virgolette, mainstream di etichetta, sono sempre in qualche modo così accondiscendenti. Per cui questo rispetto a quello che un giovane attore in qualche modo si trova di fronte nel mondo del lavoro. Cioè, una delle conseguenze del precariato è il fatto che non c'è più un luogo di incontro, non c'è più un'identità lavorativa, e quindi proprio per questo c'è un'ossessione all'individualità. Però secondo me è più il sociale che influenza il privato che non il contrario, anche se le persone in questo film credono il contrario, cioè pensano che se la loro vita individuale andasse bene non ci sarebbero problemi.